1-1 nei precedenti due incontri, con il fattore campo che non è mai stato rispettato. In gara 1 vittoria di Iesi a Fabriano, in gara 2 vittoria di Fabriano a Iesi. La prima palla della partita per Massimo Gattoni, che con Morrò, Thompson, Ferroni e Bonsignori completa il quintetto schierato da Maurizio Lasi. Subito Rodine Morrò alla penetrazione, al tiro da 2 va a segnare il primo canestro della partita. Morrò, semplicemente lunare domenica scorsa a Iesi, 32 punti, 27 dei quali nel primo tempo, 5 su 5 da 3, percentuali stratosferiche per tutti i biancazzurri nella gara del Palatricoli. Prova a replicare, va subito a bersaglio anche Damir Turdic, che compone con Mesceriakov, Polbodetto, Gigena e Rossini il quintetto di Andrea Mazzon, che quindi stavolta lascia in panchina il capitano Massimo Guerra. Sotto canestro Chandler Thompson, che viene stoppato, poi recupera la palla, la da fuori per Gattoni. Grande reattività del numero 7 biancazzurro, quindi Fabriano può giocare ancora palla in attacco. Gattoni, proprio allo scadere dei 24 secondi, va a subire l'intervento giudicato regolare di Polbodetto. Bomba di Tordice larga, la palla però ancora nelle mani di Iesi con Gigena. Seconda opportunità anche per la formazione ospite. È chiaro che questa gara 3 assume un'importanza fondamentale nell'ottica della serie al meglio delle 5 partite. Chi vince stasera mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. Fallo in attacco fischiato a Damir Turdic, che era stato semplicemente sensazionale nella vittoria di Iesi in gara 1 a Fabriano, con un secondo tempo stellare, 6 bombe per lui. Fabriano ha replicato con una prestazione di squadra al tiro veramente incredibile domenica al Palatricoli, vincendo 108-84. Punteggio larghissimo in una gara playoff. Gattoni va a segnare e subisce il fallo di Mesceriakov. Per Gattoni è il primo canestro, per Mesceriakov è il primo fallo. Avrà la possibilità Massimo Gattoni di completare un'azione da 3 punti. Mi sembrano molto determinate le due squadre in questo avvio, sia Fabriano sia Iesi. Gattoni va con un po' di fortuna con il tiro libero aggiuntivo e quindi porta Fabriano al più 3 dopo 1 minuto e 50 secondi di partita. Intanto Rossini batte Morrò in 1 contro 1 e segna il suo primo canestro. Lupo Rossini, giocatore di grande temperamento, conosciuto per la sua esperienza e per la sua volontà. Ferroni prova a saltare Mesceriakov, scarica per Gattoni, da sotto va al tiro, subisce un altro fallo. Il playmaker biancazzurro andrà ancora in lunetta per effettuare 2 tiri liberi. Fallo attribuito a Polbodetto, il primo fallo anche per Claudio. I due coach sono andati con i quintetti tradizionali, a differenza delle prime uscite in cui avevano preferito iniziare con altre soluzioni. Gattoni mette il primo personale e sale a quota 4, riporta Fabriana più 2, può di nuovo fissare il massimo vantaggio di 3 punti con il suo quinto punto dalla lunetta. 3 su 3 dalla linea per Massimo Gattoni. Gianni Quaresima per TV Centromarche con le riprese di Gianluca Vernietta. Difesa individuale di Fabriano, palla sotto per Mesceriakov, chiuso da Thompson, si gira Mesceriakov, subisce la stoppata giudicata fallosa dagli arbitri, però il fallo non è sulla stoppata di Ferroni ma sul contatto con Thompson, che quindi ha commesso il suo primo fallo. Avrà 2 tiri liberi il giocatore bielorusso, che è alla sua quarta uscita con la maglia giallo-verde, tutte e 4 contro Fabriano nell'ultimo derby di regular season e in queste 3 gare di playoff. 2 su 2 per Yegor, che l'anno scorso giocò una stagione sensazionale ad Avellino, contribuendo in modo determinante alla promozione a sorpresa della Divizia. Palla sotto di Gattoni per Thompson, con una meravigliosa schiacciata del numero 7 biancazzurro.
che ha dato dimostrazione in questa circostanza di tutto il suo talento atletico straripante. Chandler Thompson, primi due punti per lui, Fabriano più tre, Polbodetto, Mesceriakov, c'è Thompson su di lui, prova a penetrare sulla linea di fondo, scarica per Tordic, viene raddoppiato e triplicato, ma c'è il fallo fischiato a Gattoni, primo fallo per il capitano della formazione di Fabriano. Veramente incredibile la precedente schiacciata di Chandler Thompson sull'alley-oop di Gattoni, una chiamata a casa per Chandler Thompson che non si è fatto pregare per inchiodare lo schiaccione del momentaneo più tre. Tordic dalla linea a replicare, a riportare sotto Iesi, il suo terzo punto. Iesi non molla un centimetro in questo avvio di partita, del resto non poteva essere altrimenti. 2-2 dalla linea anche per Damir Tordic, squadre molto precise, molto determinate in questo avvio di partita. È una gara troppo importante per lasciarsela sfuggire. Gattoni, c'è Gigena aggressivo su Thompson mentre Tordic si occupa di Monroe. Monroe prova a penetrare, si fa rubare la palla da Gigena, molto sveglio in questo intervento difensivo. Monroe si è fatto irretire da Gigena, Mesceriakov. Adesso c'è Ferroni su Mesceriakov, Bonsignori si occupa di Polbodetto, Rossini marcato da Monroe, va la bomba, Rossini trova la tripla, Lupo Rossini, 5 punti, è la prima tripla della partita ed è anche il primo vantaggio per Iesi sull'11-9. Prova a replicare Ferroni, trova un altro tiro pesante, il primo per i padroni di casa, Franco Ferroni, giocatore atipico, capace di giocare sia vicino sia lontano da canestro, ma molto pericoloso con i suoi tiri pesanti che costringono i lunghi avversari a seguirlo anche fuori dai 6-25. Adesso c'è un fallo fischiato a Bonsignori sulla penetrazione di Mesceriakov, primo fallo di Bonsignori. Tola e Nardecchia, che arbitrano questo incontro, mi sembrano intenzionati a fischiare anche i sospiri e forse non è un errore. Adesso la rimessa di Rossini su Gigena che stenta un po' a controllare, poi ancora il playmaker giallo-verde, in post basso riceve Tordic, fuori ancora per Rossini, un altro tiro pesante di Rossini, questa volta è sbagliato, però c'è un bel rimbalzo in attacco di Mesceriakov, fuori ancora per Tordic che secondo noi ha commesso infrazione di passi, gli arbitri non la fischiano e invece convalidano il canestro di Mesceriakov, c'è anche il fallo della difesa. Mesceriakov, 4 punti, fallo di Ferroni, il primo fallo, avrà l'aggiuntivo Mesceriakov per riportare Iesi a più 2. È iniziato bene il bielorusso in questo incontro importantissimo, va a bersaglio anche la lunetta, 5 punti per Mesceriakov, ma questa azione mi sembrava viziata da una infrazione di passi abbastanza netta a nostro giudizio di Damir Tordic. Ferroni ancora, scivola, perde la palla, la recupera Tordic, va in contropiede Iesi con Rossini che va ad appoggiare in sottomano il suo settimo punto e il massimo vantaggio per Iesi, più 4 che costringe Maurizio Lasi, imbufalito con i suoi giocatori, a chiedere il primo time out dell'incontro. 5-13 da giocare in questo primo quarto. Fabriano, che era stata anche più 3 in 3 o 4 occasioni, adesso deve inseguire a 4 punti di ritardo. C'è Tordic, sta facendo un buonissimo lavoro in difesa su Monroe, mentre Mesceriakov si occupa di Thompson e commette adesso il suo secondo fallo su Chandler. Ci sono 4 falli di squadra per entrambe le formazioni e quindi d'ora in avanti si andrà sempre in lunetta. Ogni fallo comporterà 2 tiri liberi per la squadra avversaria. Monroe, va la bomba, Monroe viene stoppato da Tordic e quindi non arriva nemmeno al ferro. Tordic, dicevo, sta facendo un grande lavoro in difesa su Rodney Monroe che domenica ha devastato la difesa di Iesi. Prova da 3 punti, Tordic allunga la conclusione, Monroe prende un bel rimbalzo in difesa svettando su Mesceriakov
che è 15 centimetri più alto di lui. Thompson prova a battere Gigena, lo batte, infatti penetra e segna un grandissimo canestro di sinistro Chandler Thompson, dando ancora una volta grande dimostrazione di talento offensivo. Paul Bodetto al tiro dall'angolo realizza il suo primo canestro, Claudio Paul Bodetto. Poi gli arbitri vanno a richiamare i giocatori di Iesi, invitandoli a non disturbare la ripresa del gioco da parte di Fabriano. Iesi di nuovo a più 4 con questo canestro dall'angolo di Claudio Paul Bodetto, giocatore anche lui temibilissimo per le sue conclusioni perimetrali. Si prepara ad entrare per la banca delle Marche Gundar Svedra, anche lui grandissimo domenica. Thompson, c'è sempre Gigena, aggressivo su Thompson, si gira Thompson e costringe al fallo Mario Gigena. Primo fallo per Gigena e Thompson sta mettendo in seria difficoltà tutti i giocatori che si stanno alternando alla sua guardia. In precedenza aveva costretto al fallo Mesceriakov, adesso Mario Gigena. Thompson ha un talento offensivo semplicemente devastante, lo ha confermato nella sua incredibile carriera europea, soprattutto in Spagna con l'Estudiantes di Madrid, che lo ha fatto conoscere a livello europeo come uno degli americani più positivi e più spettacolari. Thompson va a segnare il primo tiro libero ed è il suo quinto punto, il miglior realizzatore di Fabriano insieme a Massimo Gattoni. Adesso diventa il migliore in assoluto perché va a segno anche il secondo personale. 6 per Thompson, meno 2 per la banca delle Marche, che adesso è in difesa, faccia a faccia, man to man. Tordic, c'è Vetra su Tordic, Vetra è entrato al posto di Gattoni, Tordic adesso va a sfondare su Ferroni. Secondo fallo anche per Damir Tordic, che adesso protesta con l'arbitro. Da come hanno iniziato a fischiare i due in grigio stasera, mi sembrano piuttosto determinati a tenere sotto controllo la partita, quindi non va nemmeno bene protestare troppo perché si rischia seriamente il fallo tecnico da una parte e dall'altra. Thompson ancora può andare alla bomba, Chandler Thompson la segna. Thompson 9 per lui, 9 punti per Chandler Thompson, che ha iniziato in maniera straordinaria questa partita. Ha riportato avanti Fabriano con un break di 5-0, tutto firmato da lui. Paul Bodetto si gira, semigancia, segno. Paul Bodetto, 4 per lui. Azione tipica da pivot, quella di Paul Bodetto, che ha eluso la marcatura di Bonsignori, è andato a segno con un morbido semigancio. Monroe prova uno contro uno, arresto e tiro da due, sbaglia, poi sotto canestro prende ancora il rimbalzo, Monroe va al tiro, sbaglia ancora, però Bonsignori cerca di lottare al rimbalzo, non riesce a catturare la palla e poi c'è il fallo di Ferroni su Rossini. Secondo fallo di Ferroni, peccato davvero perché Monroe ha sbagliato due conclusioni importanti da due punti. La seconda dopo aver preso un bel rimbalzo in attacco e poi Bonsignori non è riuscito a catturare un altro rimbalzo in attacco e c'è stato il fallo di Ferroni su Rossini, che adesso va a mettere il suo primo personale e quindi a riportare avanti la SIC, che sta giocando con il coltello tra i denti. Sbaglia il secondo Rossini, per Alberto 8 punti. Thompson ancora, un'altra bomba, segna ancora Chandler Thompson, 12 per lui, ispiratissimo Thompson in questo avvio di partita, 12 punti dopo 7 minuti e 40 secondi, adesso fallo ancora la difesa, Gundar Svetra, quindi altri due tiri liberi per Iesi, che può riportarsi avanti, due tiri liberi per Damir Tordic. Cambio per la banca delle Marche, entra Tortolini al posto di Ferroni, che non si è allenato in questi due giorni per una contrattura abbastanza fastidiosa, che però non ha impedito all'Asi di metterlo in quintetto. Due tiri liberi per Damir Tordic, il primo è buono, Tordic è stato l'unico che si è battuto con grande orgoglio anche domenica scorsa nella serataccia della SIC al Palatricoli. 2 su 2 per lui.
sono 6 punti del croato, di nuovo avanti Iesi, 23-22, continui i capovolgimenti di fronte in questa partita finora assolutamente stupenda. Vetra, 5 su 5 da 3 anche per lui come per Moreau domenica sera. Thompson, ancora da 3 punti Thompson, stavolta da troppo distante, ma Tortolini prende rimbalzo in attacco e riapre per Bonsignori, gioca ancora in attacco Fabriano, Gundarz Vetra. Vetra ancora Chandler Thompson, di fronte Gigena. Fuori per Vetra, prova a penetrare, da 2 Vetra, tira corto di sinistro, recupera la palla Mesceriakov, Iesi attacca sul più 1, 90 secondi al termine del primo quarto, Claudio Polbodetto, prova a girarsi, gli chiude la strada Tortolini che però adesso commette fallo, primo fallo per Tortolini che deve fare attenzione in difesa perché con il bonus già esaurito ogni fallo da diritto a 2 tiri liberi. Adesso entra Patterson per Mesceriakov nella sicche, entra anche Guerra per Tordic nella formazione ospite, la prima apparizione sul parquet sia per Patterson sia per Massimo Guerra, e sono anche i primi 2 cambi per Iesi. 2 tiri liberi per Claudio Polbodetto, 1:21 da giocare. Polbodetto va a bersaglio e per lui ci sono 5 punti, stanno segnando tutti i giocatori di Mazzona ad eccezione di Mario Gigena, abbastanza in ombra finora. 2 su 2 per Polbodetto, 6 anche per il numero 15 giallo-verde. Fabriano deve recuperare 3 punti, stiamo avvicinando all'ultimo minuto del primo quarto. Gundarz Vetra in palleggio, fallo su di lui di Massimo Guerra. Come dicevo, gli arbitri stanno fischiando tutto, anche il minimo contatto, e questo è un metro che se verrà mantenuto nel corso della partita finirà sicuramente per decimare le 2 squadre che pure hanno delle panchine abbastanza lunghe, abbastanza importanti. Rientra intanto Gattoni per Moreau, mentre Vetra va a segnare il primo tiro libero e anche il primo punto per lui. Fabriano mantiene il contatto con i cugini e il secondo però è sbagliato da parte di Vetra, quindi un solo punto per Gundarz dalla linea e meno 2 per la formazione di casa che subisce questo attacco di Iesi. Sempre difesa individuale di Fabriano, Gigena, Guerra, Polbodetto, c'è sempre Tortolini su di lui, prova a eluderlo Polbodetto, va al semigancio, sbaglia la conclusione, sotto canestro alla meglio, Fabriano con Vetra, Vetra, Thompson, si incuna Thompson, va a appoggiare la palla al vetro, sbaglia la conclusione, forse c'è stato un contatto falloso, non fischiato, Gigena va alla bomba, la sbaglia, sotto canestro alla meglio Patterson che però mette un piede fuori dal campo e quindi perde il pallone. Iesi, dopo la lotta furibonda sotto canestro tra Patterson e Tortolini, 25-23, ultimi 30 secondi del primo quarto. Fabriano ha questo attacco per riportarsi in parità. Vetra, palla fuori per Gattoni, Gattoni si avvicina, va al tiro da 2, appoggia al vetro, sbaglia la conclusione, lotta a Tortolini ma non riesce a recuperare il rimbalzo. Gigena ancora, Guerra, ultimi 5 secondi, Massimo Guerra viene raddoppiato, scarica su Gigena, Gigena per Patterson che subisce fallo ma probabilmente a tempo scaduto, vediamo che cosa decidono i 2 arbitri, forse la partita era terminata, no, gli arbitri decidono che il fallo di Tortolini è avvenuto prima del suono della sirena e quindi secondo fallo per il numero 6 biancazzurro e 2 tiri liberi a tempo scaduto per Scott Patterson sul più 2 per la SIC. Il primo è cortissimo, arriva a malapena al ferro, Scott Patterson ne ha un'altra a disposizione, stavolta è buono.
primo punto per Patterson, 26 a 23 per Jesi. Secondo quarto di questa gara 3 di semifinale playoff tra la Banca delle Marche Fabriano e la SIC BPA Jesi. 23 per i padroni di casa, 26 per gli ospiti. Ha iniziato bene Fabriano, che ha avuto anche in più occasioni 3 punti di margine, poi Jesi ha replicato, le due squadre si sono scambiate canestri a ripetizione, alla fine ha prevalso Jesi di 3 punti, ma la partita è ancora lunghissima, ci sono 30 minuti da giocare. Fabriano si è ripresentato sul parquet con Thompson, Tortolini, Bonsignori, Morrò e Vetra, mentre adesso Tortolini recupera un grande pallone, lo dà a Vetra che può andare in contropiede, Thompson sbaglia, l'appoggia al vetro, poi la rimessa viene affidata alla formazione ospite. Thompson ha giocato 7 minuti e mezzo di primo quarto semplicemente siderali, con 2 bombe, una schiacciata e un canestro in penetrazione assolutamente sublimi. Poi ha macchiato un po' la sua prova nel finale con un tiro da 3 punti forzato e una penetrazione abbastanza avventurosa. Adesso con questo errore piuttosto grave, in una situazione di superiorità numerica. Adesso c'è un fallo fischiato ancora alla difesa, il fallo di Tortolini, ancora già 3 falli per Roberto Tortolini, che ha giocato pochi minuti ma ha trovato il modo per commettere 3 falli mandando sistematicamente in lunetta gli avversari. 2 tiri liberi ancora per Claudio Polvodetto. Fabriano ha avuto praticamente niente da Morrò nei primi 10 minuti, appena 2 punti e parecchi errori. Adesso si prepara a rientrare Ferroni per la formazione di casa. 2-2 per Claudio Polvodetto, c'è il massimo vantaggio di Jesi sul più 5 con l'ottavo punto di Polvodetto. Ha avuto poco anche da Vetra e da Gattoni dopo un buon avvio. Tortolini al tiro a 6 metri, a bersaglio Tortolini, che trova un importantissimo canestro a riscattare parzialmente i 3 falli commessi in precedenza. Riporta Fabriano a meno 3. Guerra, Rossini, Tordic, Polvodetto e Patterson in campo per la formazione ospite, che adesso sbaglia un tiro con Rossini, rimbalzo difensivo di Thompson, prova Vetra, subisce il fallo di Guerra. È il secondo fallo per Massimo Guerra. Adesso rientra Mesceriakov nella SIC, esce Polvodetto, un po' di riposo anche per il centro italiano della SIC. Chiaramente Mazzon se lo deve gestire bene in questa partita importantissima. Adesso c'è il fallo fischiato a Mesceriakov su Ferroni. Per Mesceriakov è già il terzo fallo, quindi 2 uomini con 3 falli, uno nella SIC, Yegor Mesceriakov, uno nella Banca delle Marche, Roberto Tortolini. Rimessa ancora per Fabriano, Thompson su Ferroni, quindi Tortolini. Vetra non ha trovato lo spazio per la bomba, lo trova adesso, al tiro da 3 punti, Vetra è corto, sotto canestro però Tortolini è ancora il più sveglio, va al semigancio, sbaglia però la conclusione ravvicinata. Non era facile peraltro trovare il canestro in una selva di mani, quindi Fabriano sciupa l'opportunità del meno 1. Jesi può di nuovo attaccare sul più 3, 28 a 25, bomba di Mesceriakov sbagliata, rimbalzo difensivo, Morrò, Thompson. In angolo Ferroni, subito da 3 punti, Ferroni trova una tripla fondamentale, Franco Ferroni, seconda tripla per lui, parità quota 28, Gianni Quaresima per TV Centromarche, le riprese di Gianluca Vernietta. Tordic fa saltare Thompson, va a centro area, Thompson gli porta via la palla con un intervento difensivo dei suoi, però recupera la SIC, ancora da 3 punti, Guerra stavolta, ancora Thompson nel rimbalzo difensivo, poi però spreca tutto cercando di lanciare subito in contropiede Ferroni o Vetra, passaggio non preciso, peccato per Chandler, ma comunque ancora una grande azione difensiva per il numero 7 biancazzurro.
sotto Mesheriakov, di fronte ancora Thompson, gli porta via la palla Thompson e gli arbitri fischiano un fallo assolutamente inesistente. Thompson gli aveva letteralmente soffiato la palla da sotto il naso e Mesheriakov si stava ancora domandando dove fosse il pallone. Secondo fallo per Thompson. Esce Thompson adesso. Standing ovation per Chandler Thompson. Applausi meritati. Migliore in campo in senso assoluto finora. Chandler Thompson ha fatto di tutto in questa partita finora. Anche qualche errore, ma ci sta quando un giocatore si prende le sue responsabilità. Nel frattempo Mesheriakov sbaglia il primo tiro libero. Ne avrà un altro a disposizione. Il secondo è buono. Per il bielorusso ci sono 6 punti e per Jesic c'è di nuovo un punto di vantaggio. Thompson in panchina, sostituito da Gattoni. Morrow, adesso ci vuole un Morrow ispirato sotto canestro per Tortolini, che non riesce a controllare. Gli arbitri assegnano la rimessa alla formazione ospite. Adesso l'Asi invita i suoi a tornare velocemente in difesa per non farsi sorprendere dall'azione di rimessa di Jesi. Morrow appena 2 punti finora, deve salire di rendimento in attacco Morrow assolutamente. Si prepara ad entrare anche Sean Makers per Fabriano. Guerra prova a penetrare, scarica per Turdic di fronte Vetra, gli chiude lo spazio, stanno per scadere i 24 secondi, ci prova Mesheriakov, segna un bellissimo canestro Yegor Mesheriakov, 8 punti, 8 per lui, 8 per Polboletto, 8 per Rossini. Miglior realizzatore della serata Chandler Thompson, 12 punti. Morrow va al tiro da 2, sbaglia però, allunga la conclusione di Morrow che stasera non è assolutamente ispirato come domenica scorsa, ma c'è tempo ancora per rifarsi. Mesheriakov ancora, gli porta via la palla da dietro Ferroni ma non riesce a completare il recupero Vetra. Tordic fa saltare Morrow, va la bomba, la trova Tordic, però c'è l'infrazione dei passi e questa no, non c'era questa infrazione dei passi di Tordic. Come in precedenza abbiamo protestato per il fallo di Thompson che a nostro avviso era assolutamente inesistente, stavolta il passi di Tordic era molto discutibile per non dire di più, e quindi vanificata questa tripla di Tordic che avrebbe dato il più 6 alla SIC. Buon per Fabriano. Sean Makers è entrato al posto di Tortolini. Bomba adesso di Ferroni, sbaglia stavolta, la conclusione pesante. Franco Ferroni, non bisogna esagerare adesso con le triple perché non sempre si può tirare con le percentuali di domenica. Adesso perde la palla Mesheriakov, la recupera Morrow che va a segnare nonostante il tentativo di stoppata di Alberto Rossini. Quarto punto per Morrow che è stato molto pronto stavolta a recuperare il pallone su Mesheriakov e andare a canestro. 5:29 da giocare in questo secondo quarto. Tordic dalla lunetta al tiro da 2 forzato, rimbalzo difensivo Ferroni. Morrow supera la metà campo, prova a spingere, si arresta da 3 punti in contropiede. Sì! Sì! Morrow! 7 per lui, minuto di sospensione chiesto da Andrea Mazzon. E Morrow con 5 punti in fila riporta avanti Fabriano, 33-31, 5:17 da giocare, 5 Gattoni, 7 Morrow, 2 Tortolini, 12 Thompson, 6 Ferroni, 1 Vetra per la banca delle Marche, 8 Rossini, 8 Mesheriakov, 6 Tordic, 1 Patterson, 8 Polboletto per la formazione di Andrea Mazzon. Morrow se la sentiva questa tripla, è andato in contropiede in superiorità numerica, gli si è aperto uno spiraglio, ha colpito da 3 punti, ha riportato Fabriano avanti di 2, 33-31 per la formazione di casa. E questo tiro pesante di Morrow, che è anche il primo della sua partita, ha costretto Andrea Mazzon a chiedere un minuto di sospensione. Jesi era avanti di 3, poteva andare a più 6 con la tripla che era andata a segno di Tordic ma che gli arbitri hanno annullato per l'infrazione di passi, come dicevo, discutibile, fischiata al giocatore croato. Fabriano ha recuperato un pallone importante, si è portato a meno 1,
e poi su un altro errore di Tordic ha conquistato un rimbalzo e subito con Moreau dall'altra parte è andato a piazzare la tripla del momentaneo sorpasso. È entrato Filo Rossi per la formazione di Mazzon. Recupera un altro pallone in difesa adesso Ferroni, che sta giocando benissimo anche in difesa stasera, oltre che in attacco dove ha messo due tiri pesanti. Attacca Fabriano sul più due, Gattoni prova a venire fuori in vetra, non riceve, non riceve nemmeno Moreau, riceve Ferroni, poi sotto adesso Moreau, da due Moreau al vetro, alza la parabola e segna il suo nono punto. Si è risvegliato Moreau dal suo torpore, come vi dicevo, e con sette punti in fila ha portato Fabriano al più 4, 35 a 31. Mario Gigena, Polbodetto in post basso, prova a girarsi di fronte a Schoenmakers, subisce il fallo dell'olandese, primo fallo per anno, avrà due tiri liberi Polbodetto. È chiaro che Schoenmakers fa fatica negli spazi brevi a contenere un giocatore più basso e sicuramente più agile e veloce di lui com'è Polbodetto. Due tiri liberi per Claudio, che può riportare Iesi a meno due. Il primo è buono, può essere anche il primo giocatore di Iesi a toccare la doppia cifra. Fabriano a Thompson e Bonsignori in panchina. Il secondo pure è buono, 10 per Polbodetto, che non fa mancare mai il suo contributo di punti e di rimbalzi alla formazione giallo-verde. Giocato un grande campionato Polbodetto. Vetra prova a liberarsi di Gigena, commette fallo in attacco, sì, abbastanza ingenuo Vetra in questa circostanza. Secondo fallo per lui. Un peccato questa ingenuità di Gundars Vetra, forse Gigena ha anche un po' accentuato il contatto, ma il fallo c'era tutto perché Vetra si è aiutato con il braccio lontano dalla palla e quindi gli arbitri non lo hanno perdonato. Filo Rossi non aveva giocato, era rimasto sempre in panchina in gara 1, non ha giocato per un infortunio in gara 2. Ancora Polbodetto, passi adesso di Polbodetto, e stavolta mi sembra più evidente l'infrazione dei passi, anche se sia Mazzon sia lo stesso Polbodetto protestano in maniera molto vivace nei confronti degli arbitri. Adesso esce Vetra, che ha segnato un solo punto dalla lunetta, e è rientrato Chandler Thompson, che speriamo sia ispirato come nei primi 8 minuti del primo quarto. Schoenmakers, palla per Thompson, di fronte sempre Gigena, Thompson per Moreau, prova ad avvicinarsi Moreau di fronte Guerra. Ferroni può andare alla tripla, la sbaglia, è lunga, ma c'era un fallo su Moreau che gli arbitri stavolta hanno lasciato correre. Guerra è stato piuttosto rude nella marcatura sul Colored di Baltimore, quindi Iesi può attaccare per il pareggio, addirittura per il sorpasso con un tiro da tre punti. Filo Rossi va al tiro, sbaglia, grande rimbalzo difensivo di Thompson, ancora Gattoni prova a penetrare, va a sfondare Gattoni, secondo fallo per Gattoni. Adesso stiamo commettendo troppe ingenuità in attacco, prima un fallo di sfondamento di Vetra, poi un errore di Ferroni dopo un fallo subito ma non fischiato su Moreau. Adesso un fallo in attacco ancora fischiato stavolta a Gattoni, e quindi sciupata un'altra possibilità di allungare. Gattoni su Rossi, entrambi di scuola pesarese, due playmaker. Gigena, c'è Ferroni su Gigena, va al tiro da due Mario, sbaglia ancora, rimbalzo Moreau stavolta. Moreau, palla per Thompson che prova a penetrare, va a tirare da sotto, a segnare un grande canestro. Chandler Thompson, che sta facendo impazzire tutti gli uomini che Mazzon ha alternato su di lui. Chandler Thompson, una magnifica partita la sua, come del resto tutta quella che sta giocando la banca delle Marche in questo momento. Adesso c'è il fallo fischiato ancora a Gattoni. Sì, è il terzo fallo per Massimo
si prepara a rientrare Vetra proprio per Gattoni e poi Cattabiani per la prima volta al posto di Ferroni. Adesso anche Bonsignori per Schoenmakers, quindi tre cambi in un colpo solo per Maurizio Lasi, che ha richiamato in panchina l'olandese Schoenmakers, Ferroni e Gattoni, gravato i tre falli, ha messo in campo Bonsignori, Vetra e Cattabiani. Cattabiani per la prima volta. Due tiri liberi ancora per Paul Modetto, che sta tenendo a galla i suoi con questa sequela di personali. Raramente Claudio sbaglia dalla linea. 2:20 da giocare in questo finale di primo tempo. Gianni Quaresima per TV Centromarche, ancora 2-2 per Claudio Polbodetto, 12 per lui, 37 per chi attacca, 35 per chi difende. Cattabiani, palla per Thompson, prova a prendere posizione Vetra, non riceve, riceve invece Morrò, c'è guerra sempre su Morrò. Va il tiro da due, Morrò sbaglia la conclusione, però prende un bel rimbalzo in attacco Cattabiani, che sorprende Tordic e ridà indietro per Thompson, che chiama il gioco in attacco, fa anche da playmaker. Thompson sta facendo di tutto stasera. Prova a chiuderlo Gigena, Vetra, c'è Rossi su Vetra, stanno per scadere i 24 secondi, Rossi porta via la palla a Vetra, intervento pulitissimo di Rossi. Molto bravo in questa circostanza Filo Rossi, quindi Iesi può di nuovo attaccare per il pareggio. Polbodetto, Tordic, Guerra prova a far saltare Morrò, sotto per Polbodetto, a segno, 14 per Polbodetto, miglior realizzatore della serata insieme a Thompson. Molto ben architettata questa manovra offensiva di Iesi, che ha girato la palla per linee esterne e poi ha imbeccato Polbodetto sotto canestro. Morrò di fronte sempre Guerra, sta marcando molto duramente, palla per Thompson, si gira Thompson, va a segnare ancora Chandler Thompson con un bel giro dorsale e un appoggio al vetro, la palla ha girato sull'anello, è entrata, 16 per Chandler Thompson. Fabriano di nuovo avanti, 39-37, 54 secondi e 8 decimi da giocare. Fabriano a 2 punti di margine, sempre a contatto le due squadre, massimo vantaggio 3 punti per Fabriano, anzi 5 punti mi sembra, e 5 anche per Iesi. Gigena prova a far saltare Thompson, gli porta via la palla Cattabiani, poi va in contropiede e subisce il fallo giudicato antisportivo dall'arbitro. Fallo di Rossi antisportivo. Pier Filippo Rossi, sempre difficile giudicare un fallo tra normale e antisportivo, è difficile stabilire il confine tra un fallo normale e un fallo antisportivo. Certo Cattabiani andava in contropiede per un comodo canestro, Rossi l'ha fermato, gli arbitri hanno optato per l'antisportivo. Adesso è uscito Filo Rossi, è rientrato Rossini. Ha fatto il primo Cattabiani, anche il primo punto per lui. Il secondo però è corto e largo. Un solo punto per Filippo Cattabiani, però la palla ancora nelle mani della Banca delle Marche, che ha 3 punti di margine e 31 secondi e 8 decimi. Al termine del primo tempo, Vetra. Ancora palla per Thompson, poi Morrò riceve la palla, sbaglia, poi il tapping non va, la palla ancora per Fabriano, Thompson, e poi c'è il fallo su Cattabiani ancora, a 13 secondi e 4 decimi. Sbagliato un tiro da un metro Morrò, poi i vari tentativi di tapin non hanno avuto successo, ma in seguito c'è stato un fallo di Rossini su Cattabiani. Non c'è però la possibilità di andare in lunetta. Cattabiani gioca questo pallone Fabriano, lo potrà giocare fino allo scadere, non deve commettere errori, non deve concedere altre possibilità. Morrò, Morrò prova a liberarsi, rischia di perdere la palla e la perde infatti con un'infrazione di passi. Abbiamo giocato malissimo quest'ultimo pallone del primo tempo, Morrò è andato ad infognarsi tra tre avversari e non poteva
far altro che commettere infrazioni di passi. È stata buonissima la difesa di Iesi, ma è stato anche egoista Morrò in questa circostanza, poteva scaricare la palla a un compagno libero. Gigena da tre punti da metà campo sbaglia, finisce il primo tempo 40 Fabriano 37 SIC BPA. Per Fabriano hanno segnato 5 punti Gattoni, 9 Morrò, 2 Tortolini, 16 Thompson, 6 Ferroni, 1 Cattabiani, 1 Vetra. Per la SIC 8 Rossini, 8 Mesceriacob, 6 Tordici, 1 Patterson e 14 Polbodetto. Il Nino Fabriano, SIC BPA Iesi, 40-37 per i padroni di casa nei primi 20 minuti. Con la formazione di Lasi che ha avuto un massimo vantaggio di 4 punti sul 35-31, mentre Iesi è stata anche più 5 sul 28-23. Si ripresentano in campo le due formazioni con Cattabiani, Vetra, Bonsignori, Morò e Thompson per Fabriano, Tordice, Gigena, Polbodetto, Mesceria, Coverossini per Iesi. Gli arbitri sono Tola di Viterbo e Nardecchia dell'Aquila. Cifre abbastanza simili nei primi 20 minuti, come del resto dice anche il punteggio in equilibrio. Un grande Chandler Thompson nei primi 20 minuti. Adesso serve Vetra, completamente solo, da tre punti, segna Gundarz Vetra, è la prima bomba per lui e viene proprio in apertura di terzo quarto. Vetra era stato grandissimo protagonista domenica della vittoria del Palatricoli, 108-84 con 5 su 5 da tre punti come Rodney Morrò, autore di 32 punti, 27 nel primo tempo. Sotto Mesceriakov, servito da Polbodetto, va al tiro, sbaglia la conclusione Mesceriakov, rimbalzo difensivo Vetra, ha preso 17 rimbalzi nel primo tempo Fabriano contro i 15 di Iesi, 4 a testa per Thompson e per Morrò. 6 su 10 al tiro per Chandler Thompson, autore di un primo tempo splendido. Rodney Morrò va al tiro da 2, segna Rodney Morrò, 11 per lui, 4 su 10 nel primo tempo, 5 su 11 adesso. Morrò ha avuto una fiammata da 7 punti in fila che ha portato Fabriano in vantaggio, adesso rischia di rubare palla a Rossini che però la controlla. Tordic penetra, va a servire Gigena dall'angolo, segna Gigena, è il primo canestro della partita per lui. Nel primo tempo non ha avuto nulla e nemmeno Guerra ha segnato per la formazione ospite. Morrò va al tiro a tre punti, sì, Rodney Morrò, 14 per lui. Fabriano al massimo vantaggio, più 9, 48-39, ha iniziato alla grande questo terzo quarto la formazione di Maurizio Lasi, che adesso deve difendere duro per impedire a Iesi di riportarsi a contatto. C'è Thompson su Gigena, Cattabiani scusate, su Gigena, Thompson si occupa di Mesceriakov, adesso Vetra su Tordic. Tordic da tre punti, sbaglia la bomba, rimbalzo difensivo di Thompson che serve Vetra che può andare in contropiede a sbagliare, viene stoppato da Gigena, però recupera la palla Fabriano, può giocarla ancora in attacco. Bonsignori per Thompson, ha di fronte Mesceriakov, adesso chiama il gioco Thompson, prova a battere Mesceriakov, si avvicina, va al tiro da due, sbaglia la conclusione, poi recupera la palla il bielorusso. Prova a spingere, serve Rossini che va a subire il fallo di Cattabiani, primo fallo per Filippo Cattabiani, peccato davvero perché Fabriano poteva salire a più 11 con il contropiede fallito da Vetra che si è fatto stoppare e poi Thompson ha forzato una conclusione da due punti dando la possibilità a Rossini di subire il fallo di Cattabiani e andare in lunetta. Gianni Quaresima per TV Centro Marte, le riprese di Gianluca Vernietta, gara 3 di questa semifinale playoff che darà alla vincente il diritto di affrontare nella finalissima per la promozione la vincente dell'altra semifinale tra la Record Cucine Napoli e la Media Broker Messina, che ha vinto a sorpresa a Napoli rimettendo in discussione la serie. Per Rossini un solo tiro libero, adesso sbaglia la bomba Cattabiani e quindi concediamo un'altra chance di recupero a Iesi. Chiaramente non si può pensare di far sempre canestro come è accaduto domenica. Rossini in penetrazione sbaglia però un appoggio che sembrava comodo, Vetra prova a penetrare, gli viene
tolta la palla dalle mani, poi Mesciariakov commette un'infrazione di doppio palleggio assolutamente lampante e poi va a sfondare. Quarto fallo per Yegor Mesciariakov, anche se Mazzon si lamenta per la scena del difensore, ma mi sembrava che il giocatore bielorusso avesse commesso un'infrazione di doppio palleggio molto vistosa. Adesso c'è il minuto di sospensione chiesto da Andrea Mazzon sul punteggio di 48-40 per la formazione di Fabriano, che ha avuto 5 punti da Gattoni, 14 da Morrò, 2 da Tortolini, 16 da Thompson, 6 da Ferroni, 1 da Cattabiani, 4 da Vetra. Per quanto riguarda la SIC, 2 Gigena, 9 Rossini, 8 Mesciariakov, 6 Turdic, 1 Patterson, 14 Polbodetto, che è stato sicuramente il migliore dei suoi nel primo tempo, ha avuto 17 di valutazione con 3 su 4 nel tiro e 8 su 8 dalla lunetta. Iesi si è tenuta a galla soprattutto con i tiri liberi, ne ha insaccati ben 18 su 21 con l'86%, mentre Fabriano ne ha tirati appena 9, segnandone comunque 7. Per il resto Iesi è stata inferiore in tutte le voci statistiche, compresi gli assist e le palle recuperate. Si ritorna in campo, la palla per Fabriano, Vetra, Cattabiani, Thompson, Bolzignoni e Morrò per la formazione di Lasi, Rossini, Polbodetto, Gigena, Tordic e Rossi per quella di Mazzon. Palla sotto per Morrò, che cerca di liberarsi di Rossini e va a segnare il suo 16° punto. 7 punti in fila di Morrò in apertura di terzo quarto danno a Fabriano il massimo vantaggio di 10 punti, 50-40. Adesso Fabriano deve stringere ulteriormente in difesa per non permettere recuperi alla SIC. Gigena prova la penetrazione, trova un canestro importante anche se abbastanza fortunoso. 4 punti per Mario, 0 su 3 nel primo tempo per lui. Adesso un 2 su 2 importante che tiene a galla Iesi. Morrò, palla per Cattabiani, prova a penetrare, subisce il fallo dello stesso Gigena. Secondo fallo per Super Mario, rimessa laterale per la formazione di Maurizio Lasi. La situazione in questa serie, come dicevo, è di parità 1-1 con il fattore campo che è saltato nelle prime due partite. Adesso c'è il fallo fischiato a Rossini probabilmente. Fallo infatti attribuito al capitano giallo-verde, il secondo fallo, un fallo piuttosto netto su Bonsignori. Ci sarà ancora la rimessa per la Banca delle Marche. Dicevo, Iesi ha vinto gara 1 a Fabriano, adesso perdiamo una palla malamente, la recupera Iesi, un passaggio abbastanza avventato di Vetra che poi cerca di spiegarsi con Morrò, i due non si sono capiti. Là si prepara il ritorno in campo di Gattoni. Iesi ha vinto gara 1 al Pala Indesit 88-76, Fabriano ha vinto gara 2 al Pala Tricoli 108-84. Gigena ancora, Rossini sotto per Tordic che viene raddoppiato, si gira, serve sotto Polbodetto che realizza il primo canestro della ripresa. 16 per Polbodetto, Iesi con un mini parziale di 4-0 si riporta a meno 6. Thompson, Morrò di fronte a Rossini, va a segnare Morrò in penetrazione battendo Rossini nell'uno contro uno. 18 per Rodney che diventa il miglior realizzatore della serata scavalcando Polbodetto e Chandler Thompson, fermi a quota 16. 52 per chi difende, 44 per chi attacca. Gigena, adesso fallo ancora alla difesa, ancora Cattabiani su Tordic. Tordic era stato devastante in gara 1 nella ripresa dopo aver giocato un pessimo primo tempo, aveva infilato 6 bombe nel secondo. Per Cattabiani è il secondo fallo, era stato buono anche in gara 2 Tordic, uno dei pochi a salvarsi nella serataccia della SIC. Stasera ha giocato male nei primi 20 minuti, Fabriano spera che non si riscateni nella ripresa.
Cordic adesso va a tirare, a segnare un bel canestro da sotto, nonostante il tentativo di Thompson. E per Cordic è l'ottavo punto, di nuovo meno 6 per la SIC. Difese individuali da entrambe le parti, molto dure, molto aggressive. Gli arbitri hanno fischiato molto nel primo tempo, ma hanno lasciato correre parecchio nella difesa su Moreau, a mio avviso. Moreau da due, ancora, segna ancora, Rodney Moreau. Adesso mi sembra tornato quello ispiratissimo di domenica sera, Rodney Moreau, 11 punti nella ripresa, in questi 6 minuti del terzo quarto, 11 punti per Rodney Moreau. Gigena la bomba, sbaglia, rimbalzone difensivo, ancora Thompson, palla per Gattoni. Prova a penetrare Gattoni, va a subire il fallo di Rossi. Primo fallo per Pierfilippo. Avrà due tiri liberi il capitano biancazzurro. Si prepara a rientrare Tortolini, probabilmente per Bonsignori. Infatti l'Asi richiama Bonsignori, che stasera ha dato un contributo piuttosto modesto. Non ha segnato nei primi 20 minuti, ma non ha nemmeno tirato, per la verità. Però ha avuto una valutazione di meno 2. 54 Fabriano, 46 Iesi, che subisce questi due tiri liberi di Massimo Gattoni. Il primo è buono, appoggiandosi al ferro e al tabellone. Gattoni trova il suo sesto punto. Aveva iniziato con 5 punti in fila Massimo, adesso sblocca questa quota personale, si porta a 7 punti con il suo quinto tiro libero su altrettanti tentativi. 3:30 da giocare, 56-46 per la squadra che adesso è in difesa. Mesceriakov, Rossi per Polbodetto, prova a girarsi Polbodetto, va al tiro da 3 metri, sbaglia la conclusione, rimbalzo difensivo Tortolini. Gattoni per Thompson, è di fronte Mesceriakov, gioca per Tortolini, Cattabiani, Gattoni. Cerca di prendere posizione Moreau, non gli arriva la palla di Gattoni, la recupera Rossini. Rossi attacca la SIC sul meno 10. Sempre aggressiva la difesa di Fabriano, che sta veramente giocando duro dietro. Rossini, palla per Cordic, c'è sempre Cattabiani su di lui, viene raddoppiato da Moreau, scarica per Rossi, bomba di Rossi, sbagliata, sotto canestro Mesceriakov, si fa largo e va a schiacciare di prepotenza il suo decimo punto, Igor Mesceriakov, primo canestro della ripresa. Thompson prova a saltare lo stesso Mesceriakov, scarica per Tortolini che quasi si fa rubare la palla da Rossi. Poi ancora Tortolini dai 4 metri, passato, segna Tortolini, 4 punti per Roberto Tortolini, un canestro importantissimo. Iesi gli ha concesso lo spazio per il tiro, Tortolini non si è fatto pregare, ha messo 2 punti fondamentali, riportando Fabriano a più 10. Gianni Guaresi per TV Centromarche, le riprese di Gianluca Vergnetta, un'altra schiacciata di Polbodetto, che poi si becca giustamente un fallo tecnico, giustamente. Polbodetto, 18° punto, ma fallo tecnico, perché non solo si è aggrappato al ferro, ma è andato anche a dondolare e in maniera pericolosa, rischiando di colpire anche un avversario. E quindi questa decisione mi sembra sacrosanta per la Banca delle Marche. Penalizza Iesi, ma mi sembra una decisione giusta, anche se purtroppo Moreau sbaglia il tiro libero e quindi Fabriano avrà solo il possesso di palla. 18 punti per Polbodetto, 58-50. Fabriano rimette dalla metà campo, peccato questo errore dalla lunetta di Moreau. Nel primo tempo non aveva tirato liberi Moreau, pensate. Adesso c'è il fallo fischiato in attacco a Gattoni, quarto fallo per il capitano biancazzurro, e là si rimanda sul parquet Gundar Svetra. È stata un'azione molto pesante, perché poteva essere penalizzante per la SIC, invece praticamente
La SIC l'ha scampata senza subire danni perché Morrò ha sbagliato il tiro libero dell'antisportivo, poi, anzi del tecnico, scusate. Poi sulla successiva azione offensiva Gattoni ha commesso fallo in attacco e quindi adesso recupera la palla Iesi. Polmodetto prova a girarsi, va a tirare da sotto, sbaglia. Poi il rimbalzo è catturato da Tortolini che riesce a servire Morrò. Poi indietro ancora Tortolini che recupera la palla. Ferroni, Vetra, prova a penetrare la lunetta, indietro Tortolini, ancora Morrò da tre punti. No, non va Morrò, peccato. Poteva essere il più 11 per Fabriano, Morrò ha sbagliato la tripla che avrebbe dato il massimo vantaggio alla formazione di Lasi che adesso subisce questo attacco. Rossi prova a liberarsi Tordici, non ci riesce, ci riesce Rossi che invece penetra e scarica per Mesheriakov, ma c'è il fallo in attacco fischiato a Rossi. Terzo fallo per Filo Rossi, mi sembra comunque piuttosto uniforme il metro arbitrale. In precedenza fallo in attacco di Gattoni, adesso fallo in attacco di Rossi che si era liberato della palla ma dopo aver servito Mesheriakov è andato a sfondare. Quindi Vetra che adesso ha sostituito Gattoni. Un minuto da giocare in questo terzo quarto. Morrò prova a penetrare, va a centro area, segna un grandissimo canestro di sinistro Rodney Morrò, un magnifico canestro cambiando mano in movimento. Grande davvero Morrò in questo terzo quarto, 13 punti per lui, tutti canestri importanti. Rossini, Polmodetto, c'è sempre Tortolini su di lui. Mesheriakov può andare alla tripla, la sbaglia, sotto canestro, ancora Thompson, porta via la palla a Polmodetto. Vetra, un Thompson stellare in difesa e in attacco. Vetra, più 10 Fabriano, ultimo attacco del primo di questo terzo quarto. Vetra, stanno per scadere i 24 secondi, Vetra da 2, sbaglia, Morrò rimbalza in attacco, va a subire il fallo di Tordic da dietro. Damir Tordic, terzo fallo, Morrò avrà 2 tiri liberi a 2 secondi e 5 decimi dal termine di questo terzo quarto che è stato caratterizzato da una prestazione offensiva super di Rodney Morrò, autore finora di 13 punti, e da una difesa di tutta la squadra, ma in particolare di un Thompson sensazionale. 2 secondi e 5 decimi resteranno alla SIC per organizzare l'ultimo attacco del terzo quarto. Morrò stavolta non sbaglia dalla linea, sale a quota 23. 24 adesso per Morrò, più 12 per Fabriano che non deve salire questo canestro alla fine del terzo quarto, sbaglia completamente Filo Rossi, termina questo terzo quarto, 62 Banca delle Marche, 50 SIC BPA. Ultimo quarto di Banca delle Marche del Nino Fabriano, SIC BPA Iesi, 62 a 50, gara 3 di semifinali playoff. Gianni Quaresima per TV Centro Marche, le riprese di Gianluca Vernietta con un grande terzo quarto di Rodney Morrò. Fabriano prova a scavare il break decisivo con un parziale di 22 a 15, si è portata sul più 12 la formazione di Maurizio Lasi che però adesso non controlla questo primo pallone dell'ultimo quarto che va a Iesi che è in campo con Rossini, Polmodetto, Guerra, Mesheriakov e Tordic. Dall'altra parte Lasi risponde con Thompson, Morrò, Tortolini, Vetra e Ferroni. Tordic in possesso di palla, c'è sempre Thompson, da tre punti Tordic, sbaglia la bomba, sotto canestro prevale Morrò, anche lui ha fatto un gran lavoro a rimbalzo difensivo, anche in attacco. Veramente i due americani di Fabriano stasera strepitosi. Morrò sotto per Tortolini, prova a girarsi Tortolini, semigancio, sì! Roberto Tortolini, 6 punti, un magnifico contributo anche di Roberto Tortolini in questo vantaggio di Fabriano. Ha giocato con grande durezza in difesa Tortolini, ma anche in attacco, ha messo 3 canestri fondamentali. Uno nel primo tempo, 2 nella ripresa.
Polvodetto, migliore dei suoi finora, palla per Mesciriakov, prova a penetrare, poi torna indietro, serve da Mirtordic al centro area, va a segnare nonostante la difesa di Thompson. Tordic, 10 per lui, doppia cifra. È stato finora però al di sotto delle aspettative, al di sotto di quelle che sono state le sue prestazioni nelle precedenti due partite di playoff. Vi ricordo ancora, la serie è sull'1-1, questa è la gara che potrebbe indirizzare questa semifinale playoff in favore di una delle due squadre. Poi ci sarà sabato gara 4 a Jesi alle 17:10, il secondo tempo verrà trasmesso in diretta su Rai 3. 8:37 da giocare, la partita ancora lunghissima, Fabriano non deve commettere l'errore di pensarla già vinta. Tortolini adesso servito da Ferroni, in angolo Vetra, da tre, Gundarz sbaglia, però ancora Moros, bellissimo, a rimbalzo d'attacco, indietro per Thompson, applausi a scena aperta per Rodri Moreau e per tutta la banca delle Marche. Ferroni, fallo adesso su Ferroni, Guerra l'ha commesso, è il suo terzo fallo, il capitano giallo-verde stasera molto sottotono, non ha ancora realizzato, ha commesso tre falli, indubbiamente una prestazione sottotono per Massimo Guerra. Ferroni per Thompson, prova a girarsi, poi scarica per Tortolini, alla lunetta ancora, sì! Roberto Tortolini, 8 per lui, 66-52, massimo vantaggio Fabriano. Difesa adesso individuale, sempre forte, aggressiva per gli uomini di Lasi. Jesi sembra un po' in difficoltà in questo momento della partita. Mesciriakov prova a saltare Ferroni, si avvicina, va al tiro, segna e subisce il fallo di Ferroni. Un'ingenuità di Franco in questa circostanza consente a Mesciriakov di realizzare il suo 12° punto e di andare in lunetta per un'azione da 3 punti. Adesso c'è il minuto di sospensione chiesto da Mazzon, ma c'è anche l'applauso scrosciante del pubblico del Pala Indesit per la propria formazione, 2.830 i paganti per un incasso di oltre 58 milioni per questa gara 3 di playoff. Fabriano era stata più 14 grazie al canestro di Tortolini sul 66-52, ma adesso ha subito un canestro in penetrazione di Mesciriakov che ha costretto anche al fallo Ferroni, avrà la possibilità di completare il 2-1, di riportare Jesi a meno 11, un vantaggio che è abbastanza buono a 7:47, ma certamente non è rassicurante perché nel basket 7 minuti e 47 secondi sono una vita e può succedere tutto. Comunque il pubblico del Pala Indesit fa sentire il proprio calore, il proprio appoggio alla formazione di Maurizio Lasi, che stasera ha risposto con una grandissima prova finora all'incitamento dei propri sostenitori. Ha ribadito che quella di gara 2 non era stata una prestazione occasionale, ma che si può giocare bene anche senza tirare con percentuali stratosferiche, si può vincere anche senza tirare con l'85% da 3 punti. Mesciriakov mette il suo 13° punto, riporta Jesi a meno 11, difesa aggressiva anche per la SIC che chiaramente cercherà di recuperare qualche pallone per poi provare la rimonta. Tocca la palla a Tordic su Thompson, ma la rimessa è per Fabriano, 12 secondi per chiudere questo attacco. Thompson effettua la rimessa su Moreau, viene raddoppiato Moreau, scarica ancora su Thompson, di fronte Tordic, si incuna Thompson, va a segnare un meraviglioso canestro Chandler Thompson, 18 punti, è il primo della ripresa, ma è un canestro di importanza fondamentale perché riporta Fabriano a più 13. Tordic, c'è sempre Thompson su Tordic, adesso Ferroni l'ha preso. Tordic ancora in penetrazione, va a subire il fallo, vediamo un po' a chi viene attribuito, probabilmente ancora a Ferroni, sì, è il quarto fallo per Franco che ha segnato 6 punti, tutti nel primo tempo con 2 su 3 nelle triple, 2 su 4 nel tiro totale. Applausi per Ferroni che viene richiamato in panchina da Lasi, che mette in campo al suo posto Filippo Cattabiani. Guerra sotto per Mesciriakov,
a centro area, arresto e tiro, sbaglia, rimbalzo difensivo Morro, palla per Vetra, adesso la SIC sta facendo fatica in attacco perché non trova più con continuità la via del canestro ormai da diversi minuti. Tortolini dai 4 metri, ancora il tiro, stavolta sbaglia la conclusione, rimbalzo difensivo Tordic, attacca la SIC sul meno 13, Tordic ancora, fuori per Guerra, la bomba Guerra, sbaglia, poi recupera però la palla, si incunea, scarica in angolo, Tordic non ha lo spazio per la bomba, sfida Cattabiani, poi Rossini segna appoggiando al vetro, un bel canestro, 11 punti, primo canestro in azione della ripresa per Alberto Rossini, uno di quei giocatori che non mollano mai. Thompson si prepara a rientrare, Bonsignori, bomba di Thompson, sbaglia, rimbalzo difensivo Mesceriakov, 68-57, 6 minuti, completamente solo Tordic, mette la bomba, Tordic, bisogna fare attenzione, Lasi subito al minuto di sospensione, che però non gli viene concesso, 13 per Tordic, Iesi a meno 8, abbiamo commesso un'ingenuità in attacco forzando un tiro da 3 punti e poi abbiamo subito una tripla lasciando troppo spazio a Damir Tordic. Chandler Thompson ancora, prova a penetrare a centro area, subisce il fallo della difesa attribuito a Paul Bodetto in questa occasione, secondo fallo per Claudio, minuto di sospensione chiesto da Maurizio Lasi, non ci saranno i tiri liberi. 68-60 dopo che Fabriano era stata più 14 sul 66-52 a più 13 sul 68-55 con un mini break di 5-0 firmato da Rossini e da una tripla di Tordic, Iesi si è riportata a meno 8 dimostrando di crederci ancora e sarebbe clamoroso il contrario naturalmente, nei playoff non si può dire mai che la partita è finita fino all'ultimo centesimo di secondo. 5:35 da giocare, Fabriano in possesso di palla, ritorno in campo delle due squadre, 7 Gattoni, 24 Morrò, 8 Tortolini, 18 Thompson, 6 Ferroni, 1 Cattabiani, 4 Vetra per la formazione di casa, 4 Gigena, 11 Rossini, 13 Mesceriakov, 13 Tordic, 1 Patterson, 18 Polbodetto. Chiaramente Fabriano si augura che adesso Tordic, una volta sbloccatosi con questa tripla, non si metta a imperversare come fece giovedì scorso in gara 1, segnando ben 6 siluri nel secondo tempo, perché sarebbe veramente difficile da digerire un'altra prova come quella di giovedì scorso da parte di Tordic. Thompson dalla lunetta trova il primo tiro libero, evidentemente è stato considerato in azione di tiro Thompson quando ha subito il fallo di Paul Bodetto, il secondo pure è buono per Thompson, 20 punti, adesso Lasi gli dà un po' di fiato per averlo lucido negli ultimi 3 minuti, Thompson applaudito dal pubblico di casa, una standing ovation, Thompson saluta a braccia alzate i propri tifosi, 20 per lui, il secondo realizzatore della serata, Tordic ancora da 3, un altro canestro, Tordic, 16 punti per lui e bisogna fare molta attenzione perché Tordic è uno di quei giocatori, di quegli animali da playoff che si scaldano proprio nei finali infuocati e quindi non bisogna assolutamente mollarlo un centimetro. Morrò 70-63 da 2, Morrò, sì, va a bersaglio Rodney Morrò, ribatte colpo su colpo Fabriano alle prodezze di Tordic, più 9 ancora per la formazione di Lasi, Gianni Quaresima per tipo Centromarche, le riprese di Gianluca Vernietta, c'è Vetra adesso su Tordic, poi va a raddoppiare Bonsignori, ancora Tordic, viene racchiuso molto bene, lascia Polbodetto, la tripla di Polbodetto sbagliata, rimbalzo difensivo di Morrò a altezza siderale, Morrò prova a penetrare, finisce per perdere la palla, gliela toccata Guerra, l'ha recuperata Polbodetto, Guerra, un altro tiratore micidiale, ancora Tordic da 3, sbaglia stavolta Gattoni, prova il contropiede Gattoni, poi si ferma con molta intelligenza
e preferisce l'azione a difesa schierata. Massimo Gattoni, 4 minuti da giocare, 72 per chi attacca, 63 per chi difende. Riceve la palla Moreau, non deve forzare Rodney, prova a penetrare, subisce il fallo di Tordic, netto stavolta, un'ancata, ha spostato Moreau che potrà andare in lunetta per effettuare due tiri liberi. Damir Tordic rientra adesso, Thompson per Vetra, l'assi sta ruotando i suoi uomini in maniera impeccabile. Applausi anche per Vetra, stasera un po' in ombra rispetto alla prestazione scintillante di domenica sera, però comunque sempre una buona prova. Purtroppo Moreau sbaglia il suo secondo tiro libero della serata, non è preciso in questi playoff dalla lunetta Moreau, stranamente. Il secondo però è buono, 27 per Rodney e più 10 ancora per Fabriano, che quindi ha saputo reagire piuttosto bene al tentativo di rimonta di Iesi, che da almeno 14 si era riportato almeno 7. Guerra, anche lui è temibile, anche se non ha segnato stasera, non bisogna dimenticarlo. Polvodetto al tiro da due, sbaglia, sotto canestro, prevale Cattabiani, palla per Gattoni, è libero Thompson che riceve, però preferisce tornare sui suoi passi, dando dimostrazione di grande lucidità in questo momento importantissimo della partita. Chandler Thompson, Gattoni ancora per Thompson, di fronte Gigena, prova a sconcertarlo, uno contro uno, subisce il fallo di Gigena. Terzo per Mario, ma Thompson sta giocando in un modo semplicemente divino. Divino Chandler Thompson, ha veramente fatto di tutto. Lui in attacco nel primo tempo, Moreau nel secondo. Lui e Moreau in difesa, aiutati e supportati da tutta la squadra che ha giocato una difesa stupenda, se è vero che Iesi in 37 minuti ha segnato appena 63 punti. Bonsignori va purtroppo a sfondare e aveva anche sbagliato stasera, Bonsignori molto sottotono. Bonsignori secondo fallo, molto sottotono, peccato Bonsignori, c'era bisogno anche del suo apporto in fase offensiva per una partita più tranquilla. Comunque Fabriano conserva 10 punti di margine, però non deve abbassare la guardia. Guerra serve sotto Gigena che segna il suo sesto punto, anche lui in ombra Gigena, ma come Guerra, come Tordici sono giocatori tipici da playoff e quindi guai a sottovalutarli, guai a concedergli il minimo spazio. Moreau, meno 8 Iesi, Moreau in attacco, dalla lunetta, da 2, sbaglia, prende però un importante rimbalzo in attacco Cattabiani e Iesi sta concedendo troppi secondi tiri a Fabriano in questo secondo tempo. Palla sotto per Bonsignori da parte di Gattoni che segna stavolta. Bonsignori, primo canestro, di nuovo più 10 Fabriano, 2-12. Bisogna stringere i denti in questi ultimi due minuti. Polvodetto, Gigena prova a penetrare, va al tiro, sbaglia, ma c'è stato il fallo di Cattabiani su Mario Gigena, avrà due tiri liberi. Si prepara a rientrare Vetra al posto di Gattoni. Per Cattabiani è il terzo fallo, minuto di sospensione chiesto da Iesi. Banca delle Marche, 6-5 Sic Iesi, 2-0-4 da giocare. Vetra per Gattoni in campo per l'Asi, Vetra insieme a Cattabiani, Thompson, Bonsignori e Moreau. Gigena che ha due tiri liberi insieme a Tordic, Polvodetto, Rossini e Guerra. Sbaglia Gigena dalla linea, questo è un segnale negativo per Iesi perché Gigena normalmente è implacabile dalla lunetta. E anche il secondo è sbagliato, l'ennesimo rimbalzo difensivo di Thompson. Lui e Moreau hanno veramente fatto sfracelli sotto il proprio tabellone. Thompson, adesso diventata ancora più dura la difesa di Iesi nel tentativo di recuperare qualche pallone. Più 10 Fabriano, si prepara a rientrare Ferroni. Cattabiani serve fuori per Vetra, c'è il fallo fischiato in attacco a Bonsignori che è stato pescato
probabilmente in un tentativo di gomitata ai danni di un giocatore avversario. Adesso gli arbitri non assegnano i tiri liberi, del resto è giusto così, perché non c'era il possesso di palla per Iesi, quindi giustamente non sono stati assegnati i due tiri liberi. E c'è la semplice rimessa dal fondo per la SIC, 1.39 per le ultime speranze della formazione di Mazzon. Guerra va al tiro, sbaglia completamente, Vetra al rimbalzo difensivo. Adesso si fa dura per la SIC, Thompson di fronte a Gigena, prova a battere l'uno contro uno, si incunea Thompson, va a sbagliare, l'appoggio al vetro esagerando la potenza del tiro. Thompson in questa circostanza ha sbagliato e dall'altra parte Tordic va a segnare il 18° punto. Palla per Morrò, superata la metà campo su Ferroni. C'è Thompson libero in angolo, ma la palla non gli arriva, c'è il fallo su Cattabiani di Gigena. 1-0-4, due tiri liberi per Filippo Cattabiani. Chiaramente due tiri liberi che possono restituire 10 punti di margine alla formazione di Fabriano, che non mi stancherò mai di ripeterlo, stasera ha giocato una partita, se possibile, ancora migliore rispetto a quella di domenica, perché domenica praticamente gli riusciva tutto alla Banca delle Marche, tirava con percentuali mostruose, 11 su 12 da 3 alla fine del primo tempo, 69 punti segnati nei primi 20 minuti, 2 su 2 per Cattabiani, terzo punto, 15 su 18 nelle triple alla fine. Stasera invece ha tirato con percentuali normali, ma ha giocato una partita maiuscola. Adesso Rossini va a segnare il suo 13° punto. Rimessa Fabriano, Vetra subisce il fallo di Guerra, per Guerra il quarto fallo, due tiri liberi per il giocatore lettone, 53 secondi e 9 decimi, la partita non è ancora finita chiaramente, ma 8 punti di margine con due tiri liberi nell'ultimo minuto di gioco sono sicuramente un buon margine. Adesso esce Paul Bodetto, entra Latti Boudier, l'ennesimo tentativo di Mazzone di cambiare la storia di questa partita, che Fabriano ha dato sempre l'impressione di poter tenere in mano anche nel momento in cui la SIC ha avuto 5 punti di margine nel primo quarto. Segna Vetra solo il secondo tiro libero, 5 per Gundarz, più 9 per Fabriano. Adesso un fallo fischiato, vediamo un po', a Thompson. Un fallo inutile stavolta, Chandler questo se lo poteva risparmiare, anche se non riesce a capacitarsi di questo fischio arbitrale. Secondo lui evidentemente l'intervento non era falloso, ha certo fermato il cronometro a 48 secondi e 4 decimi, anche se per sfortuna di Iesi la Thibaudier ha sbagliato il primo tiro libero. Realizzato il secondo, primo punto per la Thibaudier. Pubblico del Palla Indesit veramente soddisfatto per questa prestazione dei propri beniamini, e entusiasta direi più che soddisfatto. Morrò, Vetra, 35 secondi da giocare, Vetra prova a penetrare, viene raddoppiato, scarica su Cattabiani, Morrò va al tiro da sotto, segna Morrò e mette il sigillo su questa partita, 29 punti per Rodney Morrò, più 11 Fabriano, 29 secondi e 2 decimi. Rossini viene sostituito da Mazzon, che rimette in campo Filo Rossi e viene anche ingenerosamente beccato dal pubblico di Fabriano, Lupo Rossini, un giocatore veramente di grande orgoglio, di grande temperamento. Tordic viene stoppato fallosamente da Ferroni, andrà in lunetta per due tiri liberi, Damir Tordic. E quinto fallo per Ferroni, che lascia il campo a Andrea Romagnoli, quindi c'è anche la soddisfazione di 24 secondi e 5 decimi anche per il giovane Romagnoli, che aveva già giocato anche domenica a Iesi, ma il punteggio era sicuramente più largo e più tranquillo in favore di Fabriano. Tordic sbaglia il primo tiro libero, non ha giocato a livello delle prime due partite Tordic, comunque è stato
come sempre pericoloso. 19 per lui, più 9 Fabriano, Vetra, Thompson, palla lunga per Cattabiani, superata la metà campo, 17 secondi da giocare, Cattabiani da sotto va a segnare il suo primo canestro in azione, 5 punti, 82-71, Fabriano ormai ha vinto questa gara 3, e Thompson ruba un altro pallone a Tordic, splendido fino alla fine Thompson, e Romagnoli subisce un fallo antisportivo dall'Atti Boudier a 5 secondi e 9 decimi. Fallo antisportivo di Martin Latti Boudier, che dà diritto a Andrea Romagnoli di esibirsi dalla linea per due tiri liberi. Monroe e Thompson i migliori in campo, ma tutta la banca delle Marche merita un applauso scrosciante. Adesso si abbracciano tra loro i giocatori e i tecnici di Fabriano, che veramente hanno disputato, i tecnici della panchina, i giocatori dal campo, una partita fantastica. 1-2 per Andrea Romagnoli dalla linea, e quindi termina l'incontro, Fabriano vince 83-71, si porta a condurre in questa semifinale playoff per 2-1, e sabato avrà la possibilità di giocare il match ball sul campo della SIC al Pala Tricoli alle 17:10, con il secondo tempo che verrà trasmesso in diretta su Rai 3. Ribadiamo prima di chiudere i tabellini: 7 Gattoni, 29 Monroe, 8 Tortolini, 20 Thompson, 6 Ferroni, 5 Cattabiani, 2 Bonsignori, 1 Romagnoli, 5 Vetra per la Banca delle Marche, per la SIC BPA, 6 Gigena, 13 Rossini, 1 Latti Boudier, 13 Mesceriakov, 19 Tordic, 1 Patterson, 18 Polvodetto. Per stasera è tutto, Gianni Quaresima vi saluta, ringrazio TV Centro Marche e Gianluca Vergnetta, e vi dà appuntamento a sabato prossimo al Pala Tricoli per il match ball della Banca delle Marche e del Lino Fabriano.